Cosa? In base a quale legge, scusi? In base a quale legge? In base a quale legge si può riprendere? Se poi mi citate un articolo di legge che proibisce in base a un cartello. Sì, ragazzi, è invisibile. Signora, deve smettere da riprendere. Adesso non serve. Vabbè, noi intanto stiamo uscendo, però mi dovrebbe citare quale articolo di legge. Le forze dell'ordine. Faccio le forze dell'ordine, c'è problema. Ok. Va bene, aspettiamo qua noi. Perché se avessimo scavalcato un cancello, se avessimo fatto vandalismo, scusate, ho scavalcato un cancello, sono entrato nel normale parcheggio, ho preso le scale normalissimo, ho controllato, non c'era nessun divieto, anzi, mi sono districato tra lo schifo che c'era. Qui c'è una sedia, qui ci sono dei sacchetti, sigarette, questi dovevano essere dei parcheggi e oggi invece qui hanno fatto praticamente la cacca tutti quanti. Oggi è successa una cosa alquanto particolare. Noi siamo andati in questo parcheggio multipiano che dovrebbe essere proprietà dell'ATAC e abbiamo mostrato che uno dei piani è abbandonato, dove c'è degrado, vandalismo, abbandono, sporcizia, eccetera. Ed è misterioso il fatto che tutto quel degrado, tutti quei problemi, tutto quel vandalismo che non è stato fatto in un giorno, in un minuto, in pochissimo tempo, è passato tranquillamente. Siamo scesi noi, tra l'altro senza infrangere nessuna legge, perché non c'era nulla di chiuso, non c'era nessun divieto a filmare, non c'erano parti interdette o altro, ma semplicemente come normali clienti, e abbiamo ripreso. Sono arrivati praticamente i vigilanti e ci hanno contestato il fatto che stessimo facendo delle riprese. E quando gli abbiamo chiesto in base a quale articolo di legge, in base a quale divieto, in base a quale situazione non potevamo farlo, non hanno saputo risponderci, ma ci hanno detto che li avevano mandati. Io gli ho detto, vabbè, allora senza nessuna contestazione io finisco il giro e me ne vado. E loro mi hanno risposto, non ti possiamo trattenere, però abbiamo chiamato le forze dell'ordine. E la domanda sorge spontanea. Mo, siete venuti, velocissimi, mi avete detto che non potevo fare riprese e poi avete pure chiamato queste forze dell'ordine, non so in base a quale logica, perché tu alle forze dell'ordine dici che c'è qualcuno che ha infranto una regola, una legge, e quello che praticamente è successo è che io me ne sono andato, le forze dell'ordine non sono arrivate o saranno arrivate dopo, io dopo un po' me ne sono andato, non potevo stare lì, ma non sapevo nemmeno quale legge avevo infranto e per quale motivo loro avessero chiamato le forze dell'ordine. E questo fa pensare realmente che questi sono soldi nostri, sono soldi ovviamente perché ATAC è una partecipata del Comune di Roma, e vengono spesi così, e quando invece c'è da mettere mani e controllo a determinate situazioni, perché il risultato ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, nessuno fa niente. Perciò se arriva Cicalone arrivano i vigilanti e se chiamano le forze dell'ordine, ma se vandalizzano, ce cagano, fanno di tutto e di più, ce vivono altro, non viene nessuno. Detto questo, era solo per fare una piccola premessa. Oggi sono venuto qui al parcheggio multipiano che si trova all'Arco di Travertino, tra l'altro molto vicino al Mandrione, una zona dove siamo già stati. La cosa interessante di questo posto è che quasi nessuno lo conosce, c'ha una struttura particolarissima, ma mi hanno segnalato un degrado importante all'interno e un abbandono non da poco. E mi hanno detto, noi ragazze che veniamo qui, che torniamo la sera, abbiamo avuto paura più volte. Allora mi hanno detto, Cicalo, vai a vedere e facci sapere che cosa ne pensi. La prima cosa che colpisce quando si arriva qui è il tipo di architettura, ma in particolare i materiali usati. Tantissimo legno, ovunque, sembra di stare in un grandissimo rifugio di montagna. Forse l'architetto che l'ha progettato pensava di stare in Trentino, non lo so, a Madonna e Campiglio. Entri qui dentro e tra tutto questo legno, una roba enorme, adesso qui vedi sto tetto enorme, tutte ste travi di legno eccetera, e poi c'è il vuoto, vuoto assoluto. Qui c'è una grandissima area dove non c'è praticamente niente. Questa è la struttura primaria di questo parcheggio multipiano. Oltre a tutte le assi di legno, lo spazio eccetera, qui è chiuso da una rete, da un muretto eccetera, e non si capisce cosa ci vorranno fare, un mercato, un'area, non lo so. Qua si accede praticamente al parcheggio multipiano. Questo è l'ascensore numero 4 e qui ci sono le scale. E a conferma di quello che mi hanno detto, già sto spazio è raccapricciante. Ragnatele, sporcizia, urina, rifiuti abbandonati, feci. Ogni scalino è sporco.
Ogni scalino ci sono tracce di qualcosa. Adesso noi iniziamo a scendere e mi hanno detto, occhio, che andare giù è tipo un girone infernale. Lì ci hanno cagato, giustamente, perché che fai? Te fai una bella cagata. E qui si vede subito che è un bagno pubblico. A livello meno uno, che è questo, lì c'è un angolo, ed è stato destinato a chi deve espletare un bisogno fisico. Qual è il problema? È che quest'area comunque porta al parcheggio. Qui hanno messo attenzione pavimento bagnato, ma pavimento bagnato per sempre. E qui accediamo al primo piano del parcheggio interrato. Questo è un parcheggio multipiano, regolarissimo, giustamente trovate in ogni angolo, ma stanno dappertutto, le trappole per i topi, non è che ci dobbiamo meravigliare. Più che altro servirebbe qualcosa per evitare che i piccioni facciano i bisogni. Continuiamo a scendere, usando le scale in questo caso, non l'ascensore, e qua, ragazzi, non si respira. La puzza è qualcosa di... Più scendiamo, più c'è puzza, più qui ci hanno fatto i bisogni. E qua già la porta di accesso è chiusa. Non mi ci avvicino più di tanto perché ci hanno fatto di tutto su quella porta e scendo ulteriormente. Qua, raga, è proprio un qualcosa di irrespirabile. Qui c'è una sedia, qui ci sono dei sacchetti, sigarette. Allora, già è strano perché in teoria qui si potrebbe fumare, però vabbè, sigarette, buste, cose un po' particolari, non so in che c'è in quella busta e francamente non voglio manco sapere. Qui l'ascensore è un po' messo male, ecco, e qua siamo nel regno del degrado. A terra, allora, c'è una puzza fuori dal mondo pure qui. Qui per terra c'è un po' di tutto, sporcizia, credo qui non ci venga mai nessuno tra l'altro. E provo ad aprire la porta e questo è l'ultimo piano del parcheggio multipiano. Qual è la differenza con questo piano? Che è completamente vuoto. Questo piano è abbandonato, per terra è solo polvere. È stato vandalizzato, perdite d'acqua, problemi a non finire perché una cosa del genere, solo camminare è rischioso. E qui le prime aree di bivacco vero, tutto vandalizzato, estintori staccati e buttati, il neon qui è caduto, o l'hanno fatto cadere, mettiamola così. Oh, qui capiamo che questi devono essere dei parcheggi e oggi invece sono un po' una collezione di tutto, bombolette spray, bevande. Qui hanno fatto praticamente la cacca tutti quanti e tecnologicamente parlando, se vedete, ci sono dei sensori di movimento e di luce che sono anche di un certo livello. Voi immaginate quando qua chi viene a fare i bisogni si mette a fare, si accende pure la luce. Perdita d'acqua. Qui c'è una coperta, tante tante bombolette di vernice perché probabilmente è dove vengono ad esercitarsi. Vabbè, ragazzi, è inutile che vi dico che c'è puzza perché sennò lo ribadisco all'infinito. Qui passiamo sotto il ballatoio del livello superiore. Tutta un'area parcheggio che era destinata alle auto, oggi in teoria è destinata al bivacco, ma qua secondo me raggiungiamo il top. Pezzi di mattoni di muro, estintori aperti, sparati, un palo della luce sradicato, il pezzo del palo della luce,
E qui hanno distrutto, credo, suppongo, a giudicare da foratini, mattoni, eccetera, interi muri. Qui non ci sono neanche più le luci, qui hanno proprio scavato. Tutta questa quantità di muratura, non so da dove sia cascata o da dove l'hanno staccata, qui comunque dove metti i piedi fai male. Ci sono proprio buchi sui muri, in questo caso dove hanno portato via delle cose. Una puzza fuori dal mondo qua. Qui passiamo sotto il ballatoio del livello superiore. E questo sarebbe l'ingresso dell'ultimo livello. Da qui possiamo vedere come la struttura sia una struttura fatta bene. Guardate, qui c'erano tutti i sensori, qui c'erano i vari parcheggi, qui si potrebbero parcheggiare centinaia e centinaia di automobili direttamente davanti alla metropolitana e davanti alle fermate dei bus, ma è così abbandonato. Tra l'altro c'è la videosorveglianza qui, perciò la cosa che dovrebbe far pensare è se c'è la videosorveglianza, cioè ci sono i famosi dom, ma anche telecamere fisse qui dall'altra parte, qualcuno che vede quando succedono queste cose, che si accorge quando pezzi di marciapiede vengono asportati o altro, c'è un topo lì, scansate, e altro, potrebbe essere una sorta di controllo. Ed è un'area immensa perché si snoda fino a lì giù in fondo e ogni piano è così. In realtà questo è quello più problematico. Salendo ci sono gli altri piani che dovrebbero essere un po' più popolati. Il primo era sicuramente molto popolato. Il secondo, quando il primo è pieno, a sto punto mi fa pensare. Tra l'altro qua non è neanche chiuso, volendo, l'accesso, perché c'è ancora il cartello di accesso che segnala che ci sono liberi 52 parcheggi per disabili. Neanche di uno, due. Saliamo questo tornante che sarebbe destinato alle auto e la prima cosa che mi colpisce è che l'accesso di questo parcheggio non è interdetto. Vedete? Come io sono salito a piedi, un'auto potrebbe scendere e non c'è neanche un'indicazione che dice non andare, perché qui c'è scritto livello meno 3, c'è una freccia. C'era probabilmente un vecchio nastro che non so di chi era, centro antincendio, vabbè, che probabilmente proibiva l'accesso, e qui invece il parcheggio è pulito, perfettamente funzionante. Con molta probabilità si è scelto appositamente di non curare più il piano sotto, cioè il meno 3. E qui fuori ci sta pure qui un bel po' di casino e confusione. Infatti, da qua si vede molto molto bene lo stato del parcheggio. Considerate che una persona, anche una ragazza, che torna la sera e viene a prendere l'automobile, facciamo finta che una ragazza abbia parcheggiato la sua auto lì, è quella, e passa di qua scendendo le scale, e qui non è che se la passa proprio bene, eh? Considerate che uno è un posto veramente stretto, due, attenzione dove si mettono i piedi qua, perché tra sigarette, scarti, immondizia, sporcizia varia. Mamma mia, che poi avevano investito pure bene, perché hanno messo tutta una sorta di terriccio, di cose, cioè qui ci potete pure mettere le piante, altri estintori, vandalismo assortito, puzza assortita, di tutto e di più. Ti ritrovi qua praticamente il classico posto dove anche un uomo della mia stazza e della mia età potrebbe aver paura. Io adesso paura qua non è, ce n'ho tanta, anche perché so le 8 ed è molto ancora tranquillo, c'è ancora luce, però magari quando diventa buio succede che qualcosa di più problematico. Se io adesso salgo da questa parte, sì, chi è? Mi dica. Cosa? In base a quale legge, scusi?
In base a quale legge? In base a quale legge si può riprendere? Perché è un luogo privato questo. Privato di proprietà di? Dell'ADAC. Ok, l'ADAC è partecipata pubblica però. Ma lo so, ma questo è un sito privato dell'ADAC, non si possono fare riprese. Mi sembra strana sta cosa. Mi sembra strano, ma è così. Il signore mi ha detto che è possibile quello che sto dicendo. Loro vanno a fare riprese qua. Certo. Se poi mi citate un benissimo articolo di legge che proibisce in base a un cartello. Sì, la ragazza ben visibile. Signora, deve smettere da riprendere. Adesso non serve. Deve smettere da riprendere. Vabbè, noi intanto stiamo uscendo, però mi dovrebbe citare quale articolo di legge. Le forze dell'ordine. Faccio le forze dell'ordine, c'è problema. Ok. Va bene, aspettiamo qua noi. Che problema c'è? Tanto noi continuiamo a salire. Sì, tanto veniamo con lei. Vabbè, venga con noi. Dicevamo praticamente che tutta l'area del parcheggio, la parte interrata è quella messa peggio fondamentalmente. Poi per il resto, per quel che riguarda il livello di vandalismo, è altissimo, perché come potete vedere è tutto scritto, abbandonate ovunque birre, cose, tutto quanto. Man mano che noi saliamo c'è più pulizia, perché quest'area rispetto a quella interna, interrata, è sicuramente tenuta meglio, c'è meno abbandono. Ovviamente il piano, quello interno, è il peggiore in assoluto. Il parcheggio è popolatissimo, perché se vediamo il primo livello, il meno 1, di auto ce ne sono sicuramente tante. Nel livello meno 2 ce ne sono meno, ovviamente nel livello 3 le auto sono inesistenti. Adesso ritorniamo praticamente sulla parte iniziale. Non penso, hai delle autorizzazioni? Non so in base a quale divieto. Forse in base a quale divieto. Quale legge sta infrangendo più che altro? Perché non c'era neanche nessun cartello che scrive tra l'altro divieto di riprese o altro. Dicendo che non c'è nessun cartello che divieta dove sono riprese. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo controllato. Ciao! Perché se avessimo scavalcato un cancello, se avessimo fatto vandalismo, anzi al contrario, io quello avrei detto, scusate, ho scavalcato un cancello. Sono entrato in normale parcheggio, ho preso le scale normalissimo, ho controllato, non c'era nessun divieto. Anzi, mi sono districato tra lo schifo che c'era e sono risalito passando sempre per le scale. Cioè, mi sembrava una cosa... Pure andare a parcheggiare. Sì, tra l'altro ho detto parcheggiamo pure là. Allora, qui dal parcheggio multipiano, dove mi avete segnalato, sono venuto e vi ho fatto vedere quello che poi era la cosa più problematica, cioè il livello meno 3. È un livello abbandonato, mentre gli altri due livelli sono ben tenuti ed è possibile parcheggiare la macchina. Ma la cosa più preoccupante è anche un po' l'intorno del parcheggio, perché una ragazza che magari la sera deve riprendere la macchina, deve passare per quelle aree degradate o magari dove c'è qualcuno che sta, sai, bivaccando altro, un pochino potrebbe avere paura. Qual è la cosa migliore? Che ci sia un controllo sicuramente più continuo, più specifico su quell'area del parcheggio meno 3, dove adesso tra vandalismo, bivacco e tutto quanto succede di tutto. Detto questo, se avete altre segnalazioni, altri video, altre zone, fatemelo sapere e noi le visiteremo. Ciao!